Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a The Gummy Suite. Siamo alla prima puntata, siamo io, Eli e Aldo, che mi affiancherà in questa nuova avventura per in entrambi. In questa splendida avventura, oserei dire. Siamo carichi, Aldo. Sì, in questo percorso che andremo a intraprendere, che sarà spettacolare. Ne vedremo delle belle. Allora, staremo insieme, vi faremo compagnia per un'oretta, dalle 7:15 alle 8:15, e affronteremo tematiche legate al mondo della moda. Del fashion. Come appunto quello che è tutto il tuo mondo, fashion. Sì. Ma perché? Spiegaci un po' questo The Gummy Suite. Perché lo chiamiamo così il nostro programma? Perché? È The Gummy Suite perché si chiama così il mio blog. Il mio blog è un diario, un contenitore delle mie passioni, e dove pubblico delle cose legate alla moda soprattutto, ma anche altre tendenze e i collegamenti al mondo della musica, all'arte, al design. Quindi c'è un po' di tutto. Diciamo bello. Che è lo specchio delle mie passioni. Ah, lo specchio di te. Esatto. Diciamo così, dove do un po' di ispirazioni nel mondo della musica della moda. Allora, andiamo subito al concreto questa sera. Il tema della serata sarà una tendenza. Quale? Tratteremo una tendenza a 360 gradi. E quale sarà la tendenza di stasera? La tendenza del metallizzato cangiante. Vediamo le immagini, no? Delle sfilate, tratte dalle sfilate, così. Del metallizzato e del cangiante. Cosa dici? Ci piace? Io oserei dire che a noi ci piace molto questa cosa qua del metallizzato cangiante. È un po' particolare come tendenza, vero Aldo? Da quanto è? Mi sa che sia il... quello che andrà in questi diciamo in quest'estate, esattamente, esattamente. Infatti, sai cosa facciamo? Ci fiondiamo direttamente. Dove andiamo? Andiamo fuori dall'Italia. Ma dove di preciso? Andiamo a Londra. Ti piace Londra? Sì. Ok, allora ci fiondiamo sulla passerella di Londra delle sfilate della primavera estate 2013. Eccoci. So much craftsmanship and skill in this country. That is that rich tapestry that is British fashion, and there's nothing like it anywhere else in the world. This has got some real, real legs. Can't help it, the girl can't help it. Oh, babe! Can't help it, the girl can't help it. Oh, babe! Can't help it, the girl can't help it. Oh, babe! Can't help it. First time that I saw your eyes, boy, you looked right through me. Happened to me, this lovesick thing. I like serious relationships, and a girl like me don't stay single for long. 'Cause every time a boyfriend and I break up,
My world is crushed and I'm all alone. The love bug crawls right back up and bites me, and I'm back. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it. E allora eccoci tornati negli studi di Open Factory, su C100, ecco, diciamolo, a The Gummy Suite, la prima puntata. Per chi si è collegato ora, noi siamo Eli e Aldo e siamo qui a tenervi compagnia fino alle 20:15. Sì, appunto. Allora, abbiamo visto direttamente dalle passerelle di Londra, della Spring Summer 2013, abbiamo visto due sfilate. La prima è di Burberry, giusto? Sì, appunto, con i suoi trench che sono veramente coloratissimi. Esatto. Veramente. Ma il trench noi siamo abituati a vederlo in maniera più tradizionale, sì, no? Noi siamo abituati al classico colore del trench, questo beige del trench. Esatto, classico. Di solito il trench, che è un capo tradizionale, è nato come capo militare nel 1900, inizi 1900, sempre da Burberry, no? Il trench Burberry. Penso proprio che sia lui l'avventore. Esattamente. Di questo capo. Beh, Burberry ha deciso di rilanciare in passerella, mm-hmm, in maniera più trendy, un po' più, il trench classico, che è nato come trench militare, mm-hmm, appunto. Sì, però sì, è un capo molto versatile, quindi sappiamo che possiamo metterlo in tutte le si situazioni. Può, no? Abbinare qualsiasi momento della giornata e della vestita. Esatto, ma sia per l'uomo che per la donna. Sì. E allora vediamo un attimo di nuovo, mm-hmm, i capi di Burberry, il trench, ecco. Allora, le nuance sono tantissime, cioè il viola, il blu, che dire, Aldo, si sono sbizzarriti. Sono strepitosi, veramente, con delle tonalità cromatiche uniche, oserei dire. E questo dire. È metallizzato, quindi Burberry ha proposto il metallizzato, ma tu dimmi, cosa ne pensi? Ma perché l'ha proposto anche per l'uomo? Ma, e tu lo indosseresti un capo del genere? Beh, forse non proprio su quei colori sgargianti, ma se fosse un blu scuro, un qualcosa un pochino... più adatto, un po' più adatto, diciamo, un po' più adatto all'uomo, perché poi il metallizzato colorato è un po' atipico, perché di solito siamo abituati a vederlo grigio, no? Argentato. Sì, bravissimo. Infatti la prima idea che ti viene in mente dal metallizzato è il grigio colore. Esatto, esattamente. La seconda sfilata invece che abbiamo visto ha l'altra parte della tendenza, che è il cangiante. Sì, appunto, questo il cangiante iridescente. Sì. Ma da dove? Ma guarda, vedi alla fine che sono capi tutti strutturati. Sì, molto linee dritte, definite, forme, dritti, molti... capi con tessuti strutturati e anche un po' semirigidi, cosa dici? Sì, un po' impegnativi da indossare, da, però da molto portare, belli. A me piace tantissimo, no, infatti ho anche delle scarpe così. Lo sappiamo, no, sono strepitosi nel loro, però sì, in automatico ti vincolano un po', però se sei abbastanza, diciamo così, sbarazzino, te li puoi se portare. Ti piace usare lo puoi fare, sì, dai, appunto, vabbè, sì, dai. Sta. Io dico sempre che le cose bisogna sentirsele addosso, no, perché altrimenti si rischia di essere quello che non si è. Di essere un pochino fuori luogo, giusto, ecco, con giusto. Che non ti senti. Esatto, ma l'iridescente da dove nasce? Ma di preciso non te lo so dire da dove mai sia nato. Secondo te quando è nata la tendenza dell'iridescente? Perché è una cosa che torna, questo te lo dico io. A cavallo degli anni fine 70, inizio 80, da dove arriva questa? Anche un po' prima, ti dirò. Addirittura? Sì, negli anni 60, ebbene sì. Fine anni 60, perché un famoso scienziato che si chiamava Dennis Gabor, mentre stava studiando a microscopio, ha scoperto l'olografia. Pensa a te, cioè dal microscopio. Esattamente. Solo, e allora da lì nacque questa, insomma, gli stilisti presero questa cosa subito, la palla al balzo. Bravissimo, esattamente. Questa idea dell'iridescenza al volo. E perché no, una cosa stupenda. Tu immagina alla fine degli anni 60, cioè queste cose, applicazioni o appunto vestite iridescenti. Ma sì, perché noi siamo abituati a vedere le cose iridescenti nelle banconote, no? Per l'anticontraffazione. Sì, sulle carte di credito, il cippettino che... Esatto. Allora, tornando a noi, da lì gli stilisti alla fine degli anni
60 presero spunto e iniziarono a lanciare questa mania dell'iridescenza. E allora, ricollegandoci a questo, ci guardiamo un video molto particolare che è l'inizio di un film di quell'epoca. Film? Vediamo un po'. Fa vedere. Eli, ma questo video qua è la Jane Fonda? Ah sì, pensavo di essere io. Ma non sono io. Ma non lo so. Adesso non va allargate tutte e due. Ho un leggero ricordo di un famosissimo film. Questa è una pietra miliare della cinematografia. Ma guarda con quale grazia, con quanta grazia. E senti che sound. Senti. Bene, lasciamo che sia il sound a parlare per noi. Allora. Vediamolo. Vai. Ed eccoci tornati a The Gummy Suite, alla nostra prima puntata, caro Aldo, vero? Ebbene sì. E allora abbiamo visto un video un po' particolare, ma intanto cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri ascoltatori che si sono già collegati a Sicento. Stanno già chattando. Allora salutiamo Andrea, salutiamo Ale, Diamanti Giorgi, Ivano, e poi c'è Yarin, Emanuele, Rocco, Elena. Grazie.
grazie, che è mia tutti. Sorella. Ciao, ciao Elena. Elena, un bacio. Non conta quella come insomma, ascoltatore, è di parte. È di parte, però un po', però ci sta, ci sta. Un saluto caloroso glielo porgiamo lo stesso. E poi c'è Eleonora. E adesso andiamo avanti, commentiamo il video di il poco video fa. Appena hai visto, visto. Ma è strepitoso. Poi con, strepitoso. Quale, grazia si sveste questa tuta. Ho la voglia anch'io una tuta così. E io invece vorrei volteggiare in assenza di gravità, come farei. Ma avete visto tutti questi marshmallows qua sul tavolo? Perché noi nel frattempo allunghiamo la se mano. La te lo vorrei dire, ma non si vede. Riesce non si vede, ma è un po' questo rosino. Mocce provo. Eccoli! La nostra regia. Tada! Poco, ma si vede. Ovviamente salutiamo Carlo che è regia questa sera e ci supporta. Grazie. Vi sopporto. E ci supporta, in effetti. Supporti è un parolone, diciamo che è. Beh, questa sera è sempre un piacere. Ah, bravo, grazie, bravo. Grazie, grazie. Anche per noi. Sì, esattamente. Una cosa reciproca. Sì, certo, come no. Ma insomma, anche se non amoreggiate davanti a me, va bene lo stesso. Gli ho promesso che un giorno lo menzionerò nelle mie memorie. Ok. Speriamo più tardi quindi, possibile. Ma esatto, ci mancherebbe speriamo. Sì, scusate. Ma non c'avete una borsa da far vedere? No, adesso la mia. Sì. No. Allora, adesso facciamo vedere, parliamo, insomma, abbiamo parlato di abiti. Allora, uh-huh. L'abito è impegnativo, lo sappiamo, da indossare soprattutto sì, se sì. È metallizzato cangiante. Appunto, diventa molto particolare. Ok, allora se non vogliamo, se ci piacciono le tendenze, ma non vogliamo essere così eccessivi. Cosa possiamo adottare? Puntiamo sugli accessori. Ah, gli giusto? Accessori metallizzati, cangianti. Eh sì, perché l'accessorio, come vediamo, ecco, questa è la borsa di Barberi. Questa è la borsa di Barberi sì. Che era prima in sfilata uh-huh. E è metallizzata. L'accessorio ti permette di personalizzare un outfit, un sì, look. Sì, sì. Anche abbastanza no, soft, sobrio, tranquillo, esatto. Ma che con un accessorio del tipo tac, già esatto. Prende il suo perché, già diventa particolare. Esatto, e questa borsa, che è la borsa di Barberi, uh-huh. È in PVC trasparente con i manici metallizzati. Spettacolare, ma veramente da vedere così non sembra appunto trasparente, ma tutta metallizzata. Invece ha questa particolarità di essere... Esatto, ma sai che l'accessorio è fondamentale secondo me. Ma tu ad esempio che sei un uomo, che accessori utilizzi? Beh, di media orologi, perché per me l'orologio è una cosa che non può mancare al polso di un uomo. Poi le scarpe, che sono quelle che diciamo così, come in un quadro è la cornice, esatto, che lo va a definire. A proposito di scarpe, io hai visto che scarpe indosso stasera? Faccele vedere. Prova, come di, face, come prova, di, prova di buttarle sul tavolo. No, lo sappiamo che hai delle scarpe strepitose ai piedi, delle sono metallizzate, sono spettacolari, ma le voglio anch'io. Non ti distrarre mai. Allora andiamo avanti sì, nei nostri accessori. Guardale, ecco, appunto parliamo di copia, scarpe sì. Queste sono le scarpe di Lanvin, quelle che abbiamo visto prima. Esatto, uh-huh. Sono cangianti queste qua. Molto belle queste, veramente. Belle, vero? Sono strepitose, sì. Ecco, le ho proposte Lanvin. E anche la pochette, questa è di uh-huh. Stella McCartney. È un must have della prossima primavera estate. Ma qui abbiamo anche dello street. Esatto, perché anche le VIP sì, certo, perché è importantissimo. Alla fine, quando una tendenza la vedi indossata per strada, è da lì che si traggono le ispirazioni fondamentali. Appunto, brava. Hugo Boss, insomma, questi sono gli accessori che si sono visti in passerella, ma secondo me sono... Ah, classico queste, guarda, non si riconosce la suola proprio da Dr. Martin. Queste. Bravissimo, queste sono le Dr. Martins e questo, guarda, è un cangiante un po' più scuro, sì, vedi? Un pochino più, diciamo così, portabile per noi. Ometti almeno sempre, quante se... ne sapete tutti e due. Ci siamo istruiti, ci siamo preparati. Bravissima. Ci siamo preparati, esattamente. Un cicinino sta dicendo la nostra Albi. Oltre a questi accessori ce ne sono altri. Ad esempio, io ho visto quali? Anche in rete degli occhiali. Ah, gli occhiali specchiati? Eccoli, guarda un po'. Wow, strepitosi. Belli, questi. Queste sono tantissime varianti di occhiali. In diverse belle. Ma chi è stato il primo avventore di questo, diciamo, questa lente a specchio? Ma a me viene in mente, non lo so, forse Ray-Ban. Ray-Ban, ai tempi di Top Gun. bravissima. Il buon Maverick. Con l'Aviator si chiamava, vero? Con l'Aviator, il modello. Esatto. Ah, bellissimo. Sì, strepitoso. Ma veramente. Insomma, noi siamo partiti dagli anni 60. Uh-huh.
la Space Age fu chiamata, no? L'epoca del caleidoscopio. Sì. Sì, 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 proprio questa. Dell'iridescenza, ma anche questa tendenza fu portata poi in auge anche negli anni Ottanta. Sì, 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 fu portata su appunto da quelli che potevano essere i vari punk, ma neanche i punk. Ma sì, tutti, ma diciamo, io direi forse più la scena un pochino più, che azzardavano un po' di più. L'elettronica, dici? Penso che sì, perché era un pochino tutto concesso. Però negli anni Ottanta sì, andava di tutto, quindi sì, era tutto veramente concesso. Sì, e sì, allora sì, ci guardiamo un video che è perfetto. Acceptable in the 80s. Ok, buona visione. Eccoci tornati. Allora abbiamo visto un video qua, particolarissimo, Acceptable in the 80s. Perché ho visto come saltano a destra e a sinistra e poi ho questo ermellino. Non so che cosa sia. Sembra quasi essere. Un essere sembra quasi una nutria. Ma però una nutria spaziale, oserei dire. Sembra una quasi nutria. Una nutria. Allora, noi siamo tornati e è venuto il momento di presentare i nostri ospiti. I nostri primi ospiti. I nostri super ospiti di stasera sono dei super creativi. Ed eccoli qua, abbiamo Teo e Pietro. Benvenuti. Ciao. Ciao, benvenuti ragazzi. Se vi apre i microfoni anche per riuscite a parlare. Ma... Esatto, proviamo, salutate ragazzi. Vai, potete risalutare. Ciao. Devi avvicinarti parecchio. Metti un pochino più vicino, Teo. Bravo, così. Ah, tiralo pure. Esatto, allora noi nel frattempo abbiamo riempito il tavolo, il nostro tavolo. Non solo di Marshmallow. Perché diciamolo, Teo e Pietro sono due delle tre menti di 3AG Bags. E cosa fanno questi ragazzi? Fanno delle borsette specialissime. Infatti vedo che sono sono dei pezzi unici. Sì, e allora stiamo guardando nel frattempo il sito di 3AG Bags, giusto? Ah. Il vostro sito è 3agbags.it, sì. Giusto? Ok. Uh-huh. Allora se volete andare a vedere ci sono un po' di informazioni, ci sono i contatti per i social network. E allora diteci subito, Teo, dimmi. Sì. Come è nata l'intuizione di creare questo oggetto particolarissimo? È nata piegando delle gomme, giocando con dei materiali, provando a fare un mix fra packaging e origami, diciamo. Scusa Teo, ti fermo. Ti chiedo solo di avvicinarti un po' al microfono. Okay. Prendilo vicino perché altrimenti... Vicino. Vicinissimo. Dicevo... Eccolo lì. Giocando con dei materiali e giocando con delle forme... E provando a giocare come si fa con gli origami. Ho capito. E intanto progettando del packaging è saltata fuori una forma grezza abbastanza carina. E lavorando su questa forma. La posso smontare intanto che. Sì, sì, si può smontare. La commenti. Che a me piacciono da matti queste cose. Una più gommosa, magari che una si, un pochino si più malleabile. Ecco perché diciamo. Diciamolo che le bags, le 3AG bags sono. Questa. Te la lancio al volo? Vai. Hop, presa. Allora, qua si lanciano borse da un lato all'altro dello studio. È molto leggera, bicolore, fatta di materiali che si può assemblare da un lato o dall'altro. Allora, diciamo, i materiali che utilizzate sono tutti particolari. Perché? Perché devono avere delle caratteristiche specifiche. Perché? Perché la 3AG Bag è un pezzo unico che viene, che si monta, giusto? Esatto, è un pezzo unico di materiale. Infatti, per quello. Allora, Aldo ne sta smontando una perché, essendo un pezzo unico, ha degli incastri che servono per assemblarla. Esatto, non ci sono cuciture, non ci sono bottoni. Tira su, fai vedere. Ecco, non la 3AG Bag. Ci sono cerniere. Smontata, riduce la lavorazione al minimo. Sì, veramente. Però c'è un materiale che non sfibri quando si taglia. Che è esatto, è abbastanza morbido che si possa piegare. Esatto, vedo che appunto ne avete utilizzati vari, ma varissimi proprio. Si tantissimi può utilizzare materiali. Di tutto, delle moquette come in questo caso, all'erba finta per fare dei prototipi, esperimenti. Io quella con l'erba finta non la distrarre perché forse la potrei scippare. Di qua. Gomme, ce n'è veramente di tutti i tipi, gomme trasparenti, anche perché al tatto sono speciali, devo dire. No, a parte questa, l'erba finta ovviamente, però anche questa che ha
una plastica, come la definite voi? Mille righe, ottica, mille righe. Abbastanza. Senti, ottica, perché si muove, fa un effetto ottico. Esatto. Solamente questo che ho smontato, prova di palparla. Esatto, esatto. Com'è. Ah, questa è anche molto morbida. Sì, veramente. Bene, però passiamo all'altro argomento specialissimo del vostro progetto, che è il packaging. E il packaging si riconduce all'argomento musica. Pietro, dimmi da quale intuizione è nato il packaging. Ma il packaging è nato fondamentalmente dal fatto che siamo appassionati comunque di musica e siamo appassionati anche di tutto ciò che è quello che è la grafica che viene veicolata attraverso, che veniva magari veicolata più negli anni 70. Spettacolare. E quindi, siccome il progetto, diciamo, all'inizio era anche quello di utilizzare le bag per veicolare artisti, cioè la bag nasceva all'inizio come un materiale bianco sul quale noi avremmo potuto fare delle grafiche, quindi personalizzarlo. Esatto. E quindi l'idea era quella di collaborare, progetto che non è morto assolutamente, anzi. Ci mancherebbe, non bisogna farlo. Ok, però è nato dalla vostra passione per la musica, perché sì. Il packaging è una confezione di un vinile. Di un LP. Infatti la borsa viene venduta dentro al packaging del vinile. E quindi la borsa è piatta e viene montata. Esatto. Questo permette una serie di chiamiamoli giochi che la bag offre, cioè nel momento in cui uno incomincia a collezionare o comunque a comprarne più di una, può scambiare delle parti, quindi le chiusure ho si possono cambiare. Ho visto che nel suo sono diverse bag intercambiabili. Esatto. Allora nel frattempo Teo assembla le borse con un'estrema facilità. Questo è un oggetto, volendo, anche da collezionismo, giusto? Sì, perché il bene. Packaging è personalizzabile con delle grafiche, quindi anche con delle collaborazioni speciali, vero? Il format vorrebbe vorrebbe che ci fosse praticamente una specie di presentazione di un artista in un futuro, in una serie limitata, in cui l'artista spiega chi si rifà nella propria arte e magari una serie di interviste. E poi questo oggetto in serie limitata che può essere collezionato. Quindi appunto abbinata all'artista o a chi che... La suggestione vuole essere quella di anche arricchire proprio quello che può essere la propria libreria di casa con colori, immagini, una bag a parecchio richiamo può essere anche appesa, come fanno poi sono delle cose veramente strepitose. Io adoro in particolare quella trasparente. Abbiamo parlato di PVC poco fa, giusto? L'abbiamo vista 60, infatti, nella sfilata di Barberi, no? E quindi si rifà un po' al mondo anni 60, giusto Pietro? Sì. Che viene richiamato, tutto torna, ormai l'abbiamo capito. Sì, anche. ed ecco qui, ma per quanto riguarda il trasparente, questo è un trasparente puro, no? Avete in mente anche altri materiali trasparenti colorati, come quelli che abbiamo visto? Sì. Diciamo che è una questione di, peregrinazioni. Benissimo. Allora, nel frattempo ci guardiamo un video. Andiamo, visto che siamo in un tema un po' frizzante particolare, andiamo nella scena elettronica francese e ci guardiamo il mitico video dei Planet Funk. Dici? Dei Planet Funk? Ma te lo ricordi? Daft Punk, perdonami, ero già un po' lanciato oltre al pianeta per quello. Vi voglio vedere tutti ballare, perché io questo pezzo lo adoro proprio per il balletto. Sì, è molto colorato, molto particolare nel suo... Esatto, ma infatti dentro al video ci sono, nei personaggi del video ci sono delle particolarità. Perché l'abbiamo scelto? Perché alcuni personaggi indossano dei costumini un po' particolari, no? Sì, allora, eccoci, ce l'abbiamo. Allora, cominciamo a ballare su questo sound. Ah, io stavo ballando, scusate. Ah, anche io mi ero assorto. Eccoci, siamo tornati. The Gummy Sweet sound. Direttamente da Open Factory. E siamo su C100, diciamolo, eccoci qua. Siamo insieme a Teo e a Pietro, i nostri creativi. Salutiamo Glenda che non è potuta venire. Ciao Glenda. Ci avete scritto e tutto, invece. Sono i nostri creativi delle 3AG Bags, giusto? Sì. Abbiamo visto questi tantissimi materiali. Ma delle cose uniche, io resto incantato nell'osservare e toccare queste
bags. Sì, perché è piacevole, è un'esperienza piacevole in tutti i sensi, no? Visivamente, sensorialmente. Intanto nel frattempo stiamo vedendo dei video che hanno creato i ragazzi, perché loro sono, diciamo, sono creativi, si sono conosciuti attraverso la loro creatività. Teo è un grafico e Pietro è un architetto. Come grafico è strepitoso, guarda che roba che messo insieme. Esatto, cioè, Glenda è un'illustratrice, cioè, e quindi, quindi il destino, la creatività ha voluto che si incontrassero, sì, vero? E che creaste un qualche cosa di unico nel suo genere, proprio. Ma sentite, allora io ho sentito un uccellino, mi ha raccontato che siete stati a Milano durante la Fashion Week in uno dei saloni più importanti, giusto? Ad esporre con il vostro stand, tra l'altro fighissimo, lo posso dire, pieno di bags colorate. Siete stati al White, vero? Com'è andata l'esperienza del White? È stata una grandissima occasione, la possibilità di andare a presentare, appunto, di fare il lancio del prodotto e anche del brand direttamente in una delle fiere più importanti, molto di settore, una fiera molto di nicchia, esatto, che è una fiera dedicata ai buyer, soprattutto internazionali, ed è stata veramente un'occasione molto bella, che esatto, è stato un successo, possiamo dirlo, è stato veramente successo. È stato un suggerimento da parte del nostro distributore, che ha avuto comunque questa intuizione, ha detto proviamo ed abbiamo allestito uno stand che ci ha permesso di farci conoscere su una piazza comunque importante, sì, molto molto importante, esattamente, anche sì, perché lì insomma abbiamo continuiamo a vedere nel frattempo i video bellissimi, sì. E insomma il White è stata un'esperienza importante, vi ha portato un sacco di contatti per la vostra distribuzione, perché il brand è un brand new, cioè è appena nato. Quando è nato il vostro marchio? Il marchio è nato, secondo me, novembre, ottobre, novembre, sì. Insomma, sì, è giovanissimo. È anche quindi... molto insolito che un prodotto così, che nasce così in fretta, finisca già a breve nei negozi, che faccia un iter così rapido, però si vede che doveva essere così, quindi vuol dire che il prodotto è buono, sì, perché no? Esattamente, perché Aldo, perché quando c'è il prodotto, quando il prodotto è buono e riesce bene, il percorso è breve per far sì che anche perché diciamo un'altra cosa, esatto, importantissima, è il prezzo, migliori boutique. Cioè, questo è un prodotto veramente accessibile a tutti, che tutti possono collezionare in più varianti, perché il prezzo è un prezzo comunque accessibile, vero? Sì, è un prezzo che è stato studiato in modo da... è saltato fuori in maniera naturale, in base a una serie di fattori. Ci teniamo a precisare che è tutto completamente fatto in Italia, con materiali italiani, con strumentazioni italiane, con creatività italiana. Quindi tutto fatto sul suolo nazionale, potrei dire quasi qui molto vicino, qua nell'Emilia, dai. E questo comunque, grazie alla semplicità della lavorazione e a tante cose, ha permesso di tenere, di arrivare a un prezzo finale molto molto contenuto, che permette di... perché non comprarne una ogni settimana, esatto, di farsi che si un po' a tutti, appunto. Allora parliamo dei negozi. I negozi che vi hanno scelto, diciamo, siete finiti capillarmente in tutta Italia, vero? E anche all'estero. Sì, diciamo, adesso siamo in una serie di negozi ben distribuiti sul territorio nazionale. Saremo a giorni, che si parla di Pasqua, perché il distributore principale è di Bologna, sì, che è Marco Mini, lo diciamo perché sì, è il nostro, sì, nostro salutiamo lo showroom Marco Mini, il nostro patron, che comunque ha creduto una cosa, ci ha dato la possibilità di disporre di una rete vendita comunque già notevole, certo. E adesso andiamo nei primi negozi, e in questo caso sono i negozi che hanno scelto noi, perché sono contatti emersi appunto dalla Fiera di Milano, dai buyer stessi. Esatto. Quindi il primo feedback positivo viene proprio dai negozianti, da quel tipo di negoziante che cerca comunque l'accessorio particolare, che ha un occhio attento per la novità, eccetera, perché il brand è appunto perfettamente sconosciuto, quindi... Benissimo, allora per quanto riguarda la distribuzione tocchiamo anche il tasto digitale, visto che anch'io sono molto appassionata, no, del digitale, sì, così, della comunicazione online. Dove li potremo trovare? Esatto, cioè nel senso avrete in mente di aprire un e-commerce? Sicuramente apriremo un e-commerce a breve, prima è importante secondo noi piazzarsi
nei negozi per far conoscere comunque il concretamente marchio, sul mercato concretamente insomma. A breve, nel giro di settimane, non di mezzo, nel giro di settimane, certo. Quindi a breve, proprio brevissimo, saremo presenti anche come shop online. Sono cose che non sono mai immediate, però comunque certo. Ci stiamo lavorando e ci direi saremo che state facendo passi da gigante, sì, in questo sì. Caso proviamo, non so, noi proviamo, bene, proviamo a correre bene, siete bravissimi se no si rimane col dubbio, esatto. Quindi. Allora rimaniamo, Aldo, nella scena elettronica francese, perché ci piace. E che cosa lanciamo adesso? Lanciamo un video che a me te piace tantissimo, vero? Cassius, I love you so. È strepitoso, questo sarà nostro. Allora, eccoci qua, Aldo, siamo tornati, abbiamo i nostri ospiti di 3AG Bags, Teo e Pietro, eccoli qua, e abbiamo visto il nostro video preferito, vero? Questo perché è particolarissimo. Un giorno, non vi annunciamo niente adesso, ma un giorno abbiamo qualche idea, ci sarà qualcosa abbiamo di qualche particolare. Idea. Allora, abbiamo una scaletta serratissima, ritmi serratissimi, dobbiamo proseguire velocemente. Allora, tornando sull'argomento 3AG Bags, per ricollegarci al tema della serata, dobbiamo presentare in anteprima assoluta una bag esclusiva. Eccola qua. Chissà se riuscite a beccarla, vedi. Eccola. Ci ho provato in tutte. Guarda, niente, vai. Eccola qua. Questa è la anzi, nuova. Anzi, Aldo, fai così. Girati lì, guarda lì. Questa. Eccola là. Questa qua è la nuova bag cangiante. Ragazzi, avete fatto un lavoro meraviglioso. Cosa mi dite a riguardo? Siete soddisfatti? Sì. Ok, direi che più che sufficiente. Lo posso dire io? È strepitosa, veramente. Io rimango incantato nell'osservarla, perché più la muovi, più cambia colore. Ha dei colore, riflessi viola. Sì, è strepitosa. Sono meravigliosi. E io scommetto che tutte le mie followers impazziranno per questa. Sì. Ne ti voglio una anch'io. Vi verranno a cercare. Sì. Esatto, non è mai stata vista, tra l'altro, la stiamo vedendo qui per la prima volta, è proprio una super in esclusiva. L'hanno ritirata oggi pomeriggio. Pensa, in esclusiva solo per noi. E... non te l'hanno detto, loro non l'avevano neanche vista neanche loro. Esatto. In assoluto. Spettacolare. Solo per The Gummy Sweet succedono queste cose strepitosissime. Sì. Allora andiamo avanti con la nostra scaletta. Ringraziamo i ragazzi di 3AG Bags e diciamo che i loro riferimenti online sono il loro sito web www.3ag.it e la pagina Facebook /3AG Bags, la potete trovare. Bellissima. Nel frattempo noi andiamo avanti, voi rimanete con noi, vero? Proseguiamo con il nostro tema. Fateci compagnia ancora per vero? E allora andiamo avanti, perché abbiamo parlato di abiti, di accessori, ovviamente per trattare a 360 gradi un argomento, andiamo avanti con il make up. Però questo qui riguarda più te, io lo potrò, diciamo così, giudicare, però va bene, allora mi direi cosa ne pensi. Bravissima. Allora, di make up cosa possiamo dire? C'è stato il Cosmo Prof che è finito a Bologna, è la fiera del beauty importantissima. Bravissima. Intanto stiamo vedendo, parlando di unghie, perché make up, soprattutto le unghie, dai, ci si può sbizzarrire. La prima cosa che e allora le marche più famose, anche tipo Laila, Pupa, così, hanno lanciato sul mercato lo smalto iridescente. Che deve essere spettacolare, guarda appunto che riflessi. Guarda che com'è, e poi non solo lo smalto, ma anche le palette per il beauty degli occhi, quindi gli ombretti iridescenti. Dior ha fatto una palette bellissima sui colori soft quest'estate. E poi cos'altro? Ah, addirittura una crema iridescente. Una crema iridescente che enfatizza la bronzatura. Addirittura. Esatto. E la crema è di Lirac, insomma. Che è un supermarchio. È un supermarchio e promette miracoli. Addirittura. Esatto, ha un prezzo modico, direi, però devo testarla, poi ti farò sapere. Va bene. Sono proprio curioso di vedere. Allora, il make up, insomma, diciamo che ce n'è per tutti i gusti, però dai, nel make up, negli smalti, comunque il metallizzato si vede già da un po' di tempo. Sì, sono colori che sono già stati proposti sul mercato. Una cosa però veramente particolare che ho visto nell'ultimo periodo è lo smalto cromato. Cromato, effetto specchio. Una bag effetto specchio, ragazzi, che ne dite?
si può fare. Anche questo, bisogna trovare il materiale giusto, ma io sono convinto che i nostri ragazzi qua troveranno. Nel frattempo loro hanno fatto la glitter che è bellissima, no, questa, è ancora un prototipo questo. Muovila qua un po', eh. guarda i riflessi che fa. Muovila un pochino, guarda. È stupenda, è veramente luminosissima, meravigliosa. Richiama un po', tanto per stare sugli anni 80, la palla luminosa nelle discoteche. È vero, verissimo. Quella bene, lì, questo effetto. Allora, guarda, visto che rimaniamo sul tema specchi, brillucichi, mm-hmm, eccetera, glitter, lanciamo un video bellissimo di Florence and the Machine. Ok, stavo mangiando un marshmallows. Marshmallow. Come? Perché non ne abbiamo qua. Ce li ho qua davanti, come faccio a resistere? Queste ghiottonerie qua. Allora, siamo giunti al termine del nostro programma, Aldo, perché un'oretta è passata velocissimamente. È volata quest'oretta, proprio non l'avevo. Allora, abbiamo parlato di una tendenza questa sera, il metallizzato, il cangiante, sì, che vedremo un po' quest'estate in giro. Secondo me si vedrà in giro. Che dici? Vedremo le bag in giro? Queste qui, se non le porto io. Va bene. Giuro che ci andrò io in giro. No, ma vedrai che ne vedrai un bel po', secondo me, in giro. Vero? Sì. Bene, allora che facciamo? Ricordiamo qualche appuntamento fashion? Io direi che sì, allora, è il caso. Come appuntamenti fashion, uh-huh, del mondo della moda, secondo me non vi potete perdere un tour di Liu Zhou in collaborazione con Vanity Fair. Madonna. Organizzano un tour dove le ragazze che vogliono partecipare possono, uh-huh, fare da modella per un giorno, troveranno un set fotografico, insomma, si divertiranno proprio negli store. Gli appuntamenti sono diversi. La cosa. Bellissimo. E infatti si chiama Strike Pose. Eccoci. Bello. E allora gli appuntamenti saranno il 21 a Milano, il 22 a Parma e poi di conseguenza Verona, Roma, Firenze e Reggio Emilia. Allora, okay, voi, chi è interessato, vada sul sito di Vanity Fair e troverà le indicazioni per iscriversi. Partecipare a questi. Esattamente. Eventi. Allora, Aldo, che dire? Dobbiamo passare ai saluti, ai ringraziamenti. Sì. A malincuore, però dobbiamo salutare. Dobbiamo ringraziare tutti, dobbiamo ringraziare. La struttura, in particolar modo Open Factory. Esatto, salutiamo Stefano Giorgi che ci ospita Sicento. Esatto, e siamo qui. E ringraziamo i nostri ospiti specialissimi di questa sera, Teo e Pietro. E salutiamo Glenda che non è potuta venire. Ha partecipato. Ciao ragazzi, Glenda, grazie mille per essere venuti. Grazie a voi della possibilità. Ma per noi è stato un piacere. È un grossissimo in bocca al lupo per il vostro progetto che ha già un enorme successo. Speriamo che. Dai, insomma. Che parla proprio, che decolle ai massimi livelli. Ma ci siamo, ci siamo quasi. Sì. Ebbene, allora Aldo, ringraziamo tutti i ragazzi che si sono collegati. Ringraziamo. Ci hanno osservato, ci hanno, diciamo così, seguito e hanno commentato anche. Ci hanno riempiti di messaggi. Purtroppo stasera, insomma, la scaletta era bella piena. Sì, e quindi abbiamo dovuto un po'. Ringraziamo Rocco, ringraziamo Tiziana, ringraziamo Stefano, Giulia e poi Eleonora, e Veronica, Elena, e Ale, insomma, tutti quanti. Tantissima gente ci ha seguito, non pensavo. Sì, tutti quanti. Poi un grossissimo ringraziamento a chi lo dobbiamo fare. Lo facciamo ad Albi. Albi che ci ha sostenuto. Ma anche a Carlo. Ciao. Che vi ha sopportato. Che ci ha supportato e sopportato. Grazie mille, grazie di tutto. Grazie per il supporto perché eravamo un po' agitati. La prima porta sempre un po' d'agitazione. Vabbè, ma la prima è normale, tranquilla. Adesso ci vedrete alla seconda. Come dai, sarà ancora peggio. Siamo carichi. Allora, Aldo, io ringrazio te per avermi fatto da spalla. È stato un piacere starti. Aver iniziato questa avventura con te. E vediamo, insomma, noi siamo carichi per le prossime puntate. Guarda, se questo qui è l'andamento, faremo faville. Benissimo. E allora ricordiamo che chi ci vuole seguire su Facebook ci trova col profilo The Gummy Sweet, tutto attaccato on air, se ci vuole cercare. E noi ci ritroviamo martedì prossimo alle 19:15 fino alle 20:15. E adesso ci guardiamo un film. Vi farete una risata perché questo è un video strepitoso dei mitici. Un filmato dei mitici. Sì, Rocche. E ringrazio mia sorella che me l'ha consigliato lei. È una grande, veramente. Ottimo gusto.
Ciao a tutti, ciao.